Ciao ragazzi, ed eccoci di nuovo qui con The Good Life Master e oggi, come promesso, vi mostrerò il resto della mia casa con una ferrovia molto più lunga e completa. Aspettiamo l'apertura di Minecraft. Ed eccoci qua, ultimamente ho fatto nuove modifiche, e cioè questo chalet in montagna, che sarà l'ultima cosa che vi mostrerò, e questa ferrovia. La struttura è come quella del video precedente, l'unica cosa che è molto più lunga e articolata. Premiamo come sempre il pulsante, come potete vedere questa va in alto, sale, poi scende. Questa ci porterà alla mia stazione ferroviaria, dove partiranno altre ferrovie. Ma adesso non voglio togliervi il divertimento di vedere il resto del video. Ok, siamo quasi arrivati. Eccoci qua. Allora, per prima cosa vi voglio mostrare questa. Questa è la mia stazione ferroviaria. L'ingresso avviene dal retro, da una delle tre porte presenti. Accediamo, no, dai, non è possibile. No, accediamo alla ferrovia e potete vedere il cartello che ho scritto acquistare il biglietto. Una volta acquistato il biglietto, passiamo chiudendo il cancello e possiamo accedere ai diversi binari ferroviari. Allora, qua abbiamo la casa da cinema, che sarebbe questa, che ho già mostrato nel mio primo video. Qui abbiamo la ferrovia per la casa 1, anche questa è mostrata, la mia casa originaria mostrata nel video precedente, nel primo video. E qua abbiamo la casa dello chalet. Qua abbiamo la lista dei treni, che però è corta, ma verrà presto allungata. E posso farvi vedere i viaggi che percorrono. Ecco, questo è il viaggio del primo. E questo porta semplicemente qua, alla mia casa cinema. Poi il secondo è un viaggio che viene percorso in parte anche sottoterra. Questo ecco, qua si scende. E da qua si può accedere all'entrata secondaria della mia casa d'origine. C'è questa. E ma adesso torniamo allo chalet. Ok, come vedete qua c'è un passaggio a strapiombo e qua invece c'è l'arrivo. Ora è il momento di mostrarvi lo chalet. Allora, si accede a queste scale. Chiudiamo come sempre il cancello. Cancello. E entriamo nella casa. Allora, la casa è molto semplice, l'ho costruita in legno per dare di più l'idea dello chalet.
Qua troviamo tre bauli, alla quale possiamo inserire di tutto, il craft table, il tavolo di creazione e il tavolo della magia. Qua abbiamo una bella libreria e qua il tavolo principale con vista panoramica. Questa è appunto la vista e posso quindi mostrarvi il resto. Allora, qui c'è la camera con un bel dipinto molto carino con la faccia del maiale. E di qua c'è la piscina con la sauna. Vabbè, la sauna non si vede, però qua c'è la piscina. Sempre con vista. Ok, per oggi è tutto. E spero di mostrarvi altri video. Ho intenzione di creare nei prossimi video con la LUKPAK, una centrale nucleare, e vi mostrerò anche la mia casa nella LUKPAK. Vi mostrerò anche come installarla su Mac nel caso ci siano problemi nel prossimo video. Potete chiedere a me. Per oggi è tutto, alla prossima.